Radio Radicale, siamo con Irene Manzi del Partito Democratico per parlare dell'esclusione di Saviano dalla Fiera del Libro di Francoforte. Come sapete, l'Italia è ospite d'onore a questa Fiera del Libro e il coordinatore italiano Mazza, Mauro Mazza, ha spiegato che Saviano non sarà ospite, che però sarà invitato comunque dai tedeschi. Allora, si poteva evitare. Si poteva assolutamente evitare proprio perché le motivazioni che sono state date da Mazza sono state abbastanza, insomma, un po', sembra di sentire un po' le unghie sugli specchi che insomma, fanno rumore in questo caso, proprio perché si è detto che si sono privilegiati autori meno noti, magari quando dall'elenco degli autori presenti si tratta di tutti autori in realtà molto noti e molto qualificati assolutamente. E quindi perché loro sì e Saviano in questo caso no? Sembra forse a pensar male si fa peccato, ma sembra un po' una rappresaglia forse per le posizioni certamente non tenere di Saviano anche nei confronti dell'attuale maggioranza di governo. Secondo lei si è tenuto conto, in merito a questo invito, del fatto che c'è un procedimento tra la Meloni e Saviano per una querela? Non so se anche questo abbia contribuito a orientare le scelte di Mazza e le scelte poi di fondo anche del Ministero della Cultura, in questo caso che è pienamente coinvolto ovviamente nel programma della nostra presenza alla fiera del libro. Quello che ci rimette in realtà è l'immagine del paese, poi mi verrebbe da dire, perché nel momento in cui si selezionano gli autori in base alla ostilità o meno della maggioranza di governo rispetto alla loro opera, alla loro produzione, è la cultura che ci perde, è la possibilità di poter sentire un pluralismo di voci e di opinioni che ci perde in realtà, e quindi l'immagine stessa del paese. Si sente di ringraziare i tedeschi per aver rimediato a questa figuraccia. Che aumenta ancora di più la figuraccia, in questo caso fatta dal nostro paese. Mi sento di ringraziarli ed è una scelta che hanno fatto, si legge oggi anche dagli numerosi articoli di stampa, anche rispetto ad altri autori, se non ricordo male anche lo stesso Scurati, in questo caso, che parteciperà appunto invitato dai tedeschi. È chiaro, si applicano, come ha detto lo stesso direttore della fiera ieri, si applicano, si dà voce a tutti gli autori che hanno appunto cose importanti e significative da poter raccontare e condividere con l'opinione pubblica. A fare questo tipo di scelte non ci si guadagna mai. No, non ci si guadagna davvero mai. Secondo me la cosa più intelligente sarebbe consentire alle persone di potersi fare un'opinione e quindi di ascoltare persone che possono contribuire a farsi un'opinione. Quindi favorire il pluralismo delle voci sicuramente è qualcosa che può arricchire tutti, il contrario no. Ritiene che Saviano abbia in qualche caso sbagliato a rivolgersi nel governo in un determinato modo, o lei approva tutti la terminologia che in qualche caso è stata utilizzata? Si può essere o meno d'accordo su singole espressioni, su singole opinioni, fa parte della dialettica democratica in questo caso, però impedire addirittura di poter parlare, di poter rappresentare il nostro paese, penso che sia un danno che si produce al paese. Bene, la ringrazio, grazie a Irene Manzi del Partito Democratico.